Allora, benvenuti o bentornati a questi nostri incontri. Di catechismo per tutti, dove l'anno scorso abbiamo cominciato, se ricorderete, a approfondire il tema della Chiesa e proseguiremo anche, almeno per buona parte di quest'anno. Oggi vedremo, si vede bene dietro? Ok. Oggi vedremo un argomento, insomma, che è quello che a voi dovrebbe un po' più interessare, un pochino più vicino, cioè i laici nella vita della Chiesa. Qual è il ruolo, la posizione, i compiti che hanno i laici nella vita della Chiesa? Chiaramente faremo un'attuazione un po' particolareggiata, non ce la faremo sicuramente a fare tutto quanto oggi, anche perché oggi devo celebrare la Santa Messa alle 5, perché non c'ho nessuno, quindi, però in due volte penso che riusciremo spero a approfondire. Chiaramente questo è un incontro aperto, quindi se ci sono interventi, domande, si possono tranquillamente fare, cercando sempre di dare un taglio, uno sguardo un po' particolare, dicevo, alla dimensione della parrocchia. Questo vale in particolare per la nostra diocesi, dove il Vescovo anche quest'anno ha, come dire, particolarmente insistito sull'importanza di intensificare e riscoprire la vita di Chiesa all'interno della parrocchia, l'importanza che ha la parrocchia come luogo vivo di esperienza di quello che è la Chiesa, che è per tutti, così l'abbiamo già visto l'anno scorso. Cioè, Dio non ha salvato dei singoli come isole, come meteore, ci ha salvati radunandoci in una famiglia, in un popolo, dove dobbiamo imparare a vivere, oltre che dobbiamo ovviamente conoscere. Quindi oggi apriamo un pochino questo tema, il sottotitolo: protagonisti della Chiesa e del mondo. E prima di addentrarci facciamo un pochino un brevissimo riassunto delle puntate precedenti dell'anno scorso, no? Abbiamo iniziato vedendo il mistero della Chiesa, quindi come la Chiesa sia qualcosa di più grande e di molto più antico rispetto a quello che appare, perdonatemi la parolaccia, fenomenologicamente, quindi per quello che noi possiamo vedere oggi. La Chiesa è un mistero che affonda e le sue origini ricorderemo da prima della creazione del mondo. E poi abbiamo visto la Chiesa organizzata come popolo di Dio, che è la categoria fondamentale, quindi gli elementi che costituiscono la comune dignità di tutti quanti battezzati, radunati appunto dal Signore in un solo popolo. L'anno scorso l'ultima cosa che abbiamo affrontato è stata la costituzione gerarchica della Chiesa, che è quella che generalmente appare più evidente a tutti e più evidente, a volte anche un po' più fuorviante. Quando si parla della Chiesa, qualche laico, inteso come laicista, dice Chiesa uguale Vaticano, Vaticano uguale strutture strane, cardinali particolari, insomma, papi e cose di questo genere. La gerarchia è un elemento costitutivo della Chiesa Cattolica, ma come vedremo oggi, un elemento costitutivo della Chiesa Cattolica sono anche i laici. Credo che proprio nell'ultimo incontro, facevo una battuta che ci facevano i giovani seminaristi, il cardinal Petrocchi: se si distrugge tutto, cioè se viene la bomba atomica e distrugge tutto il mondo, perché sopravviva la Chiesa, che cosa deve rimanere? Se rimane solo il Papa, non sopravvive la Chiesa, perché morto il Papa, la Chiesa bella che è finita. Che cosa deve rimanere? Deve rimanere un uomo e una donna laici e possibilmente non troppo italiani come sono oggi, insomma, che fanno da zero a un figlio, diciamo, una coppia un po' aperta alla vita, e un vescovo, capito? Perché un prete manco basta, perché un prete non può ordinare un altro prete, un prete se fanno i sacramenti fino a quando vivo il prete, non si possono ordinare altri preti. Ci vuole un vescovo e una famiglia, che fa comprendere come appunto i laici, come vedremo oggi, fanno parte della struttura della Chiesa. La Chiesa non esiste senza laici. Ecco, è appunto il quarto capitolo, parla dei laici. Poi vedremo più avanti la vocazione universale alla santità, il sesto capitolo parla di quell'altra forma particolare di vita ordinata, diciamo così, che c'è nella Chiesa, che è quella dei religiosi, maschi e femmine, consacrati e consacrati. Settimo capitolo parla della dirittura d'arrivo della Chiesa, cioè che la Chiesa non esiste per questo mondo, anche se opera in questo mondo, ma esiste per portarci in paradiso. E l'ultimo parla appunto della Madonna, che è l'immagine perfetta della Chiesa, è madre della Chiesa, oltre che madre di Dio, madre di Cristo, ne rappresenta, come dire, la personificazione perfetta di ciò che la Chiesa è, e ne è anche chiaramente
qual è il primo membro più illustre e più grande della Chiesa? Risposta a questo, se andate in qualche quiz, mi raccomando, membro sovrimminente eccellentissimo, vedremo come dice il concilio stesso. Allora, vediamo un pochino i fedeli laici. Allora, ne tratta quindi la Lumen Gentium nel capitolo 4. Io questa slide che vedremo, ho fatto un po' una sintesi di quella che è la presentazione che fa questo importante documento costitutivo. Allora, sì, tutti i laici nella Chiesa, poi la natura e la missione dei laici, poi la dignità dei laici, poi l'apostolato dei laici, la funzione sacerdotale, regale e profetica dei laici e i rapporti con la gerarchia. Analizza i laici sotto questi punti di vista. Questo è un po' il sommario del capitolo 4. Adesso, ecco, sto andando un pochino velocemente perché voglio arrivare presto appunto alla parte un po' più sostanziale. Andiamo a vedere i laici e la loro funzione. Allora, numero 1. Anzitutto, la maggioranza dei fedeli nella Chiesa è laico. Siamo ben oltre il 90%. Quindi è chiaro che questi fedeli, se non fossero importanti, sarebbe un bel problema, insomma, perché la quasi totalità dei membri della Chiesa sono laici. Allora, essere laico è una cosa, il termine laikos, che viene dal greco, significa di per sé, nella sua, diciamo, valenza originaria, è stato definito, diciamo, un po' in chiave negativa, cioè laico uguale, equivalente a non chierico, cioè non appartenente al clero, quindi non appartenente alla gerarchia. Questa era una definizione un po' originale. In realtà adesso si tende, ovviamente, opportunamente, per una presentazione più positiva. Un laico non è semplicemente uno non prete, ma è un fedele battezzato che vive nel luogo dove la Chiesa si trova a vivere, che è il mondo, all'interno di possibili differenti stati di vita, tra cui spicca il matrimonio. Voi sapete che il matrimonio è un sacramento, e quindi, parlando del discorso dei laici, non si può non parlare, capite, per forza del sacramento del matrimonio, perché vedremo che la famiglia è un ambito assolutamente preponderante della santificazione dei laici. Però altri optano per il celibato, la virginità non consacrata. E attenzione, questa opzione oggi, anche se non tutti loro conoscono, è sempre più diffusa, sia in forme istituzionalizzate sia in forme non istituzionalizzate, e c'è sempre stato nel corso della storia della Chiesa. Faccio un esempio: Santa Caterina da Siena, che era patrona di Italia, insomma, una dei santi, insomma, di primo calibro, di serie A, tutti pensano che fosse una suora, ma Santa Caterina da Siena non era una suora, era una laica. Faceva parte a quel tempo, diciamo, che i laici, molti laici, come dire, si aggregavano. Voi sapete che nel Medioevo andava molto forte, più di oggi, la vita religiosa, quindi se dovevi diventare santo, dovevi per forza diventare in qualche modo religioso. Allora, se dici, ma io non sono religioso, allora gli ordini religiosi avevano i cosiddetti terzo ordini, esistono tuttora adesso, forse ne avete sentito parlare, il terzo ordine francescano, il terzo ordine carmelitano, che erano appunto delle ramificazioni che consentivano alla gente che viveva nel mondo di partecipare alla spiritualità dell'istituto. Santa Caterina da Siena era una terziera domenicana, cosiddetta mantellata, e siccome nel Medioevo i membri dei terzi ordini potevano pure mettersi un abito, diciamo, simile a quello dei consacrati, viene sempre rappresentata questo abito, e tutti quanti pensano che era una suora, ma non era una suora, era una laica appunto consacrata, quindi che aveva scelto di offrire la vita a Dio senza però immettersi in un istituto di vita consacrata, senza professare una regola, senza professare formalmente, ufficialmente, come vedremo a suo tempo, i consigli evangelici. E ce ne sono tanti oggi di queste realtà. Voi sapete che, per esempio, con il Concilio Vaticano II è stato reistituito il cosiddetto Ordo Virginum. Non so se ne avete mai sentito parlare, l'ordine delle vergini. Le prime forme di consacrazione a Dio, di cui ci parla già San Paolo nella prima lettera ai Corinzi,
Voi sapete che all'inizio non esistevano poi le suore e i frati, l'abbiamo visto l'anno scorso, la vita religiosa è comparsa nella Chiesa nel IV secolo, in senso stretto, con Sant'Antonio Abate, molto noto qui a Sermoneta, e con San Pacomio Abate, i cosiddetti padri del deserto, che fondarono i primi ordini, diciamo così, monastici. Poi ci fu il boom, prima con Sant'Agostino, poi con San Benedetto, e cominciò prima la vita monastica e poi nel corso della storia sono comparse le varie famiglie religiose. Ma all'inizio non c'era niente. Quindi c'erano i preti e i vescovi, da subito, però soprattutto per le donne. Una donna che voleva consacrarsi, di che doveva fare? Già San Paolo ci dice che c'erano queste due, diciamo, categorie particolari nella comunità cristiana di donne che sceglievano di offrire la vita a Dio. Ed erano ragazze che volevano offrire la verginità, quindi vivere la dimensione sponsale con Cristo, non con un marito in carne e ossa. E poi c'erano le donne sposate che erano rimaste vedove e che, anziché risposarsi, cosa che sarebbe lecita, preferivano spendere il resto della vita in preghiera, in opere buone, in assistenza ai poveri, in altri servizi utili alla comunità cristiana. Di questo ce ne parla ampiamente San Paolo nelle sue lettere. Erano proprio dei veri e propri ordini istituiti sotto la diretta dipendenza del vescovo. Con l'apparire delle forme di vita consacrate, è chiaro che le forme di vita consacrate hanno assorbito le funzioni che svolgevano, erano andate, adesso l'ordo virginum è stato restituito, e in tantissime diocesi d'Italia, qua a Latina non lo so se ancora è stato, ma in alcune diocesi d'Italia è pieno di gente, insomma, cioè fanno convegni annuali, cioè sono ragazze piccole, medie o di grande età che sentono questa vocazione, capite? Perché, ma non voglio citare Papa Francesco, non è che uno, cioè una persona che non si sposa deve diventare zitello o zitella, cose brutte, insomma, no? Cioè anche il non essere sposato è un po' come l'essere laico, non deve essere visto semplicemente come una privazione, cioè non mi sono sposato quindi io son poretto, no, d'accordo? Perché ci sono persone che fanno questo per scelta e desiderano, come dire, trovare una collocazione anche ecclesiale che adesso è possibile ritrovare. In ogni singola diocesi il vescovo può restituire l'ordo virginum e seguire personalmente il cammino di queste persone. Quindi ci sono queste due, ecco. Però qual è la differenza tra, perché dice, ma se tu vuoi consacrarti, ma fatte suora, diventa monaca, perché vuoi andare nell'ordo virginum? Ecco. Da questa domanda, ecco, noi capiamo una cosa fondamentalissima, questo, attenzione a mettercelo, sapete, lo dico sempre, quando il Papa dice una cosa importante, se ci fate caso, dice, oh, questo mettetevelo bene in testa, dice, proprio così, questo, ci ho messo un po' di grassetto, ma bisogna mettere i caratteri cubitali. Allora, i laici hanno come carisma proprio quella che si chiama l'indole secolare, ecco perché ci sono alcune ragazze che sentono il bisogno di consacrarsi a Dio, ma io non ti voglio diventare né suora né monaca, perché la vita religiosa, o la vita consacrata, che cosa è? È una comunità che esce, diciamo così, dal mondo, d'accordo? Si distacca dall'ambiente secolare, profano, mondano, per dedicarsi soltanto al servizio del Signore, nella preghiera, nella penitenza, sotto una regola. È una cosa buona questa qui, è una cosa bella. Ecco, il problema è questo qui: se tutti i cristiani se ne vanno dal mondo, che facciamo con tutta la gente che rimane nel mondo? Capite? Sapete, no, che anche i sacerdoti diocesani si chiamano anche sacerdoti, sapete, no, secolari. Sacerdoti secolari non significa che sono mondani, ma significa che il compito di un prete, che non è un monaco, che non è un frate, deve essere svolto dentro il mondo, non fuori del mondo. Io non posso vivere come vivo un monaco o come vivo un frate, perché non lo sono, perché se volevo fare il monaco o il frate non facevo il prete, ma facevo il monaco o il frate. Questo ve lo dico per voi. Anche un ragazzino o una ragazzina che si mette a fare discernimento vocazionale, che non dice voglio, ma non so che cosa devo fare, deve avere ben chiaro certe cose, no? Allora, vivere l'indole secolare da cristiani è una cosa molto difficile, perché indole secolare significa, detto con due parole, santificare il mondo e santificarsi nel mondo. Però a contatto diretto
con tutti i pericoli del mondo. Capito? Perché tu, se vai nel mondo, può darsi che lo santifichi, ma può essere pure che tu te mondanizzi, diventi un grande mondano, idolatra e grande peccatore. Capito? Cioè, secondo me è più facile lasciare, vendere tutto e darlo ai poveri, oppure averci soldi e saperli gestire secondo Dio, sempre. Cioè, tu praticamente agisci con le tue tasche come se fossero dei canali, dei fiumi, cioè passano i soldi, trattieni lo stretto necessario per vivere e il resto passa ad altri. È facile questo secondo voi? Cioè, il religioso fa, avete visto la commedia romana, si chiama Rugantino, quando gli devono tagliare la testa, dice: a Rugantino, una botta e via, te devono tagliare la testa, te passa la mannaia, fatta la passa, poi ci pensi più, capito? Cioè, tu vendi tutto, entri e dopodiché hai fatto sta bella botta di vita, insomma, per carità, è un atto eroico, però poi il problema è risolto. Se tu questo non lo fai, tu piaci tutte le mattine che ti svegli, e la tentazione c'era in continuazione. Ecco, voglio vedere se c'è 10.000 euro in banca e sei buono a fare 1.000 io e 9.000 i poveri. Se tu sei chiaramente, dici: non ho la famiglia, non ho i figli, quindi ho fatto così, capite? E vi dico che ci sono nella chiesa, ma in tanti, cioè, nell'Opus Dei, nei Focolarini, in Comune di Liberazione, delle realtà che prevedono un tipo di vita di questo genere. Cioè, tu lavori, fai un sacco di soldi, d'accordo, mangi un sacco, insomma, magari diventi miliardario, insomma, 3-4.000 euro al mese, e tu liberamente scegli di fare questa cosa, non ti obbliga nessuno, perché se tu scegli di entrare in questa ottica, te la tengo come lo stato indispensabile e tutto il resto lo do in beneficenza, in apostolato, alle missioni, faccio celebrare le messe, dico, voglio vedere, capite? Quando uno mette la mano in tasca e dice: come se tutta la fatica ho fatto, cioè, a me è tutto. Allora, ecco, quindi santificarsi nel mondo e santificare il mondo è una cosa bella e importante, ma è una cosa che richiede, capite, un grande impegno, appunto una grande santità. E quindi santificare il mondo e santificarsi nel mondo vuol dire, cioè, stare a contatto con ambienti, cioè, capite, internet, vogliamo parlare di internet? Cioè, io su internet sono stato la mattina alla sera, se c'è un intruso continuamente presente su internet è la faccia mia, capite? Però io mi ricordo i primi tempi che sta cosa qui mi è capitata, non per, cioè, mi ci ha portato dentro Nostro Signore in maniera quasi impercettibile, ma io per esempio ero abbastanza, come dire, terrorizzato un po' troppo, ma abbastanza intimo, dico: ma no, ma questo non si può fare, ma no, ma poi lì stanno un sacco, dico, ma ti pare che ti accosti dopo? No, su internet, su internet stanno un sacco di schifezze, stanno un sacco di siti brutti, capite? Cioè, è più facile dire niente, d'accordo? I social network. Oggi ho letto una cosa, che c'è stato un grande scrittore, non la posso di tutta perché dice delle espressioni un pochino offensive, dice una volta un grande scrittore italiano, non voglio fare il nome per ragioni di carità, però un grande scrittore italiano, quindi pluripremiato, dice una volta i cafoni di turno, lui usa un altro termine, sproloquiavano e dicevano un sacco di stupidaggini al bar o dal barbiere. Adesso gli hai dato un palcoscenico mondiale, perché li metti dietro una tastiera, dietro Facebook e dietro Twitter, non so se c'è, di tutto si trova là. Cioè, adesso c'è, cioè, il cafone che prima non se lo filava nessuno, e mo c'è il palcoscenico e ne fa tutti i colori, sproloca a destra e manca, di fama a destra e manca. Cioè, questo è un fenomeno. Allora, che fa? Via i social network. Voi sapete che i social network sono sfasciatori di famiglie, ve lo dico io da prete, Cioè, tutto quello che accade lì dentro, tutte quante le tresche strane che ci stanno là, con tutte queste cose qui, quindi voi capite, questo è di per sé una montagna di fango. Qual è il compito del fedele, del cristiano, anche della chiesa? Tutti lo usano per mettersi, e io lo uso per il bene, capito? Ma usarlo per il bene vuol dire sfuggire a tante piccole cose che non è che non te tentano, e tu ci stai dentro, come dire, ecco, come dice San Paolo, senza contaminarti, rimanendo puro e utilizzando quello stesso strumento in vista del bene. Capite, questo compito è un compito avvincente,
bello, ma è un compito che richiede grande, come dire, santità, capito? Perché ripeto, è più facile, così come voi pensate a un prete, no? Tutti quanti bravi a parlare dei preti, cioè una persona che voglia fare il prete diocesano, io se vedo un giovanotto, deve avere una certa spina dorsale, una certa sua struttura forte, perché io e sono un prete, certamente un prete deve dipendere dal suo vescovo, non è che cioè il vescovo lo, i vescovi sanno tutto quello che c'è, tutto quello che succede lo sai, lo sa prima il vescovo che tu, d'accordo? Questo è premesso, però il vescovo non è il mio superiore, il mio guardiano, cioè non sta dentro casa mia e quando esco di eccellenza posso uscire? No, io non campo così. Invece un frate, se deve uscire, deve andare al superiore e dire: scusi padre, posso uscire? Se quello dice no, tu non esci, d'accordo? Se la sera alle 10 c'è il silenzio e se deve andare a dormire, se un frate vuole fare le 11 perché deve pubblicare il video della sua catechesi su YouTube, deve andare al superiore e dire: scusi, ma sei una mezz'oretta che devo pubblicare il video, posso? Dice no, vatta a dormire, e quello se ne deve andare a dormire. Io non, se faccio l'una a pubblicare i video, non devo chiedere permesso a nessuno, cioè. E un frate c'ha una struttura, per esempio, no? Cioè voi sapete che i frati, per esempio, pregano insieme alla mattina, a mezzogiorno e alla sera. Se tu a pregancia sei andato, il superiore ti vede e ti dice: oh, dove stai? Una volta, due volte, tre volte, la decima volta che non preghi ti richiama, la ventesima volta ti dice: stai, non è, fa per te, vattene a casa. E a me, secondo voi, chi mi controlla? Chi mi controlla? Io sono parroco senza vicepatto, sto completamente da solo. Cioè, quello che faccio dalla mattina alla sera, cioè esclusi i momenti pubblici, no? Quindi la messa vado a D, in confessionale ci sto, in confessionale ci sto perché cioè io ho buona coscienza, perché la Chiesa ti dice: guarda che i fedeli devono sapere che tu per una parte del tempo ogni giorno stai in confessionale. Ma non dovunque accade, specialmente in una piccola parrocchietta, una grande parrocchia sì, una piccola parrocchietta, capite? Quindi appunto. Ma non io appunto, no? Ecco, però dipende dalla coscienza della singola, cioè se uno volesse e non ha una coscienza, capite? Allora questo vi dico, perché per fare il buon laico ci vuole una grande coscienza. A me chi mi controlla? Il Padre Eterno mi controlla. E questo è molto più pericoloso sotto certi punti di vista del vescovo, del a te chi te controlla quello che conviene nel mondo, ti controlla il Padre Eterno. Capite? Perché la balia è un aiuto, ma tu che stai come un cane sciolto, capite? Cioè, vedi che anche molto è più bello, no? Perché tu impari a, cioè, tu devi avere una certa coscienza, cioè, perché se io l'ho fatto, io non mi sono fatto prete perché stavo tutto il giorno davanti alla televisione, per esempio, no? Cioè, se stessi tutto il giorno davanti alla televisione, ti fai l'abbonamento a Sky e te vedi, no? Tu vedi tutte cose, prima la partita del basket, poi la partita di golf, che ne so, poi devi dire la Formula 1, che devi dire cose brutte per capire tutto, no, però se tutto il giorno davanti alla televisione, non è una cosa fatta bene, per dire, no? Anche se ti stai vedendo delle cose decenti. E chi ti controlla? La messa, l'ho detto. Il breviario, un'ora, l'ho detto. Il confessionale, lo sto, il resto del tempo che faccio? E mi vedo, è fatta bene? Cioè, sei tu che devi stare, capite, in coscienza a imparare, diciamo così, no? Questo, capite, da un lato è bello, è responsabilizzante, è avvincente, capite? Perché le cose che fai, le fai perché ci credi, le fai perché ti sei dato un ordine, una disciplina, però ti controlla nessuno. È anche molto pericoloso, è molto facile, capite? Quando non c'è nessuno che ti controlla, capite? Se già, sapete il proverbio, fatta la legge, trovato l'imbroglio, quando tu sei pure, come dire, sciolto a ruota libera, è molto molto facile, insomma, deragliare, no? Quindi è questa la cosa bella e al tempo stesso la sfida, sapete che oggi si parla sempre di sfide, della santità di un laico. Cioè tu stai davanti a Dio, numero uno, responsabilizzato sullo stato di vita che vuoi fare nel mondo, premesso che ti devi santificare qui, lo facciamo da singolo o lo facciamo la vita di coppia, adesso lo vedremo subito. Come, con che stile, cioè che tipo di famiglia ho, che tipo di matrimonio vivo, quanti figli faccio, come li educo. E questo non c'è il fucile puntato, cioè la Chiesa attraverso i comandamenti che ti decodifica ti dà dei paletti, no? Cioè se tu
esci di qua, vai fuori dalla volontà di Dio, e se esci di là, vai fuori dalla volontà di Dio. Ma dentro la volontà di Dio, per esempio, ho citato il discorso, quanti figli faccio? Penso che voi sappiate che la contraccezione in senso stretto, quindi l'uso dei metodi contraccettivi noti, è illecita, non si può utilizzare. Mentre sono leciti, penso che le sappiate queste cose, non tocco come un incontro di formazione apposta, i cosiddetti metodi naturali. D'accordo? Solo che la coppia se deve mettere in coscienza davanti a Dio e deve dire: perché mi sono sposato? A che serve la famiglia? A che serve il matrimonio? La vita è una cosa bella? È un valore? O è un pericolo? È una minaccia da cui difendersi? Da cui... Quindi che faccio? Ah, questo te lo vedi tu. Se entri nella contraccezione, stai fuori dalla volontà di Dio. Dentro questo ambito, dice Dio, con i metodi naturali faccio un figlio solo. È questa la volontà di Dio per te, coppia? Se è questa la volontà di Dio, va bene. Forse è meglio due? Forse è meglio tre? Forse è meglio che mi affido al Signore e dico: quanti tu ne vuoi, tanti me ne accolgo. Ecco, questa è il rispetto. Vedete quando la Chiesa parla, per esempio, di procreazione, come dice il termine? Responsabile. Se uno legge bene Umane Vitae di Paolo VI, responsabile significa questo, cioè tu hai dei paletti che sono come i 10 comandamenti, no? Perché la contraccezione diventa dei paletti che se esci da qua sicuramente vai fuori la volontà di Dio, ma poi stando di qua, fino a che punto, come, quanto, e questo lo devi dire tu. Ne lo puoi delegare, ogni tanto mi fanno le domande e delegano, io le rimando subito quando fanno le domande: ah, mi trovo queste, tu dici che cosa devo fare? Allora, questo non si può, questo non si può. Quello che Dio vuole da te, tu, avendo questi parametri, vai in chiesa, ti metti davanti al Santissimo Sacramento, entri in preghiera profonda, ti prospetti le soluzioni possibili e dici: questa mi fa stare nella pace, mi fa stare sereno. Bravo, quella è la volontà di Dio, se la vuoi fare. Perché se non la vuoi fare, io non ti faccio nascondi dietro il paravento della delega, no? Il prete mi ha detto di fare così. Ci sono cascato quando ero più giovane in questi, cioè, anche con l'intento di andare a fare il bene, non va bene questo qui. Per questa è una scelta, tu, così io, da prete, cioè nel tempo, diciamo così, che non è strettamente, diciamo, risucchiato dai miei doveri istituzionali, io qui sono parroco, quindi alcune cose lo fa per forza, e guai se non le fai, ma in tutto il resto del tempo che faccio? Vado in chiesa e me lo chiedo davanti al Santissimo Sacramento, capite? In base alle scelte che uno fa, in base anche al grado di santità che uno vuole arrivare, capite? Per esempio, voi sapete che chi mi conosce lo sa, ogni santo sabato sera, io so anni che ho scelto di passare il sabato sera in chiesa a pregare a Madonna. Poi le porte della chiesa sono aperte solo perché, pure qua hanno fatto così, se no rimanevano chiuse. Quando siamo andati a Borgo San Michele, sentivano, dice: ma che stai a fare la sera, il sabato sera? Dico: ti do fastidio, sto a pregare un po', perché per me il sabato sera è il giorno della Madonna, io preferisco sto a pregare un po' anziché sta per... E perché non apri la porta? Aprimo la porta. E quando sono andato via a Borgo San Michele, aprivo la porta, qui qualcuno se lo ricorda, ma la chiesa è piccola, c'erano 50 persone dopo 10 anni che stavo lì, non c'entravamo più. Da due che eravamo, quando sono arrivato, capito? E la stessa cosa è successa qui. Ma quella non è una cosa obbligatoria, quella è una scelta personale che uno fa. Tu puoi stare lì, posso pure dire: io sono stanco, la sera voglio starmene, voglio vedere un film, posso una volta alla settimana vedermi un film, grazie a Dio, potrei, capito? Quindi però queste cose, vedete la bellezza della vita cristiana, quando San Paolo parla siamo stati chiamati a libertà, la libertà dei figli di Dio, no? È chiaro che non è la stessa cosa sta a vedere film o sta in chiesa a fare la veglia, questo lo capite, no? Una famiglia, una coppia che si presenta davanti al Signore, senza giudicare nessuno, che nessuno, però è per parlare, non per far capire, con 9 figli fatti e educati cristianamente, poi non basta farli, capito?
i vini bisogna farli, bisogna pure educarli. E la seconda è a livello del primo, cavolo, cioè, guarda che mezzo purgatorio te lo sei fatto sicuro, cioè, insomma, io non ce l'ho i figli, però posso immaginare, insomma, fa un figlio è sacrificio, fallo è un sacrificio, mantenendo è un sacrificio, educarlo. A te fare per 9 volte sta cosa, vuol dire che per 20, 25 anni, 30 anni, cioè, e che quello, hai letto la lettera del Papa, la Gaudete Exultate, cioè, quando parla dei santi della porta accanto, cioè, una famiglia che sta, mica vengono tutti canonizzati, ma secondo voi una coppia che fa 9 figli e li educa santamente, non sta ben istradata verso la santità? Non fa dei sacrifici quasi eroici per fare sta cosa? Quante rinunce devi fare per fare una cosa del genere? Capite? È meno santa di quello che ha rinunciato tutto e che è passato la vita in convento, in obbedienza, sì, ha fatto tante penitenze e ha fatto tante veglie, sì, quello ha fatto delle cose grandi, ma non è che uno che è stato capace di fare questo, quindi capite? Ecco. Quindi santificare il mondo e santificarsi nel mondo. In quali ambiti principali? Quali sono gli ambiti propri dei laici? Perché oggi, vi prometto subito, la prossima volta tratteremo dell'argomento specifico, per esempio della santificazione dei laici proprio dentro la chiesa, cioè dentro la parrocchia, che sono cose comunque importanti, capite? Il coro parrocchiale, chi legge in chiesa, poi lo vedremo bene, i consigli pastorali, cioè tutte quante le forme di partecipazione dei laici alla vita della chiesa. Solo che a mio modestissimo avviso, sapete che è successo negli ultimi anni? Di questo ne parla anche il Papa, ne parla, per esempio ne ha parlato chiaramente in alcuni discorsi fatti, poi lo vedremo la prossima volta, abbiamo già accennato, ai diaconi permanenti. Sapete che i diaconi permanenti sono laici fondamentalmente, che poi vengono sposati e diventando diaconi entrano pure a far parte della gerarchia, ma rimangono fondamentalmente laici, non sono sacerdoti, rappresentano Cristo sempre, comunque hanno questa forma di partecipazione. Allora, un laico, un diacono chi è? È un hobbit, come avete visto il Signore degli Anelli, gli hobbit sono i mezzi uomini, cioè un mezzo prete, o è il rappresentante di Cristo servo che continua ad essere ed è felice di essere laico e però offre questo tempo, capite? Quindi è anzitutto un laico, non un mezzo prete. Allora, che cos'è la promozione e lo sviluppo del laicato? Farli diventare tutti quanti mezzi preti, cioè tu sei un grande laico se legge in chiesa, attenzione che è importante, capite bene quello che sto a dire, è tutto importante, se legge in chiesa, d'accordo? Se c'hai 3.000 incarichi in parrocchia, se fai il catechista, se fai il ministro straordinario della comunione, tutto quello che te fa, cioè più ne faccio e più sono un grande laico. A mio avviso, non è mio avviso, il concilio non dice questo. Tu sei un grande laico se fai anzitutto questo, perché il compito proprio del laico è santificare non la sacrestia, capite? O l'area del sacro, perché poi quello resta già al prete. Certo, il prete c'ha bisogno di una mano, e i laici possono in alcuni casi benvenuti se gliela danno, ma non è la loro prima né la principale occupazione, capite? Perché cosa non può fare un prete? Un prete non può sposarsi, non può fare un lavoro professionale. E cos'è che non può fare un prete, anche se oggi non tutti lo sanno, bocca mia state zitto, non può fare politica. Un prete, io non mi posso iscrivere a un partito, e tra l'altro come membro della chiesa io non solo non dovrei dire, ma non dovrei neanche far capire come la penso, perché per quanto riguarda la politica io da prete devo semplicemente dire, senza entrare nel merito, che il politico ha davanti a Dio, se ci crede, o comunque davanti alla collettività, il compito di tutelare dei beni fondamentali appartenenti alla collettività. Quindi che tu li tuteli, da qualunque parte stai, a me non mi interessa, questi vanno tutelati e questi non vanno tutelati. Questo è il compito che, come dire, la dottrina sociale della Chiesa svolge. Perché un prete queste cose non le deve fare? Perché queste, un prete o un religioso o una religiosa, perché queste sono le cose che devono fare bene i
laici. Ora, qualcuno di voi conosce, se me lo conoscesse, insomma, ma non voglio fare politica, d'accordo? Però, finiti i tempi della Democrazia Cristiana, questi benedetti cristiani col K, ben impegnati in politica, quindi che interpretano la politica come servizio a favore dell'uomo, con dedizione, che si spendano per la tutela del bene comune e dei valori che per anche noi sono preziosi. Voi ne vedete tanti in giro? Io non ne vedo tantissimi. Allora, come mai che qualche laico non si mette davanti e non comincia a pensare che forse sarebbe il caso, capito? Perché il fallimento storico della Democrazia Cristiana non significa che un cristiano, un credente, deve disinteressarsi, cioè non può disinteressarsi. Se il mondo va a finire in malora, noi i cristiani, siamo detti da Gesù nel Vangelo, sale della terra, luce del mondo e lievito. Non solo che possono, ma devono operare nel rispetto di tutti, nell'accoglienza di tutti, ma cioè, capite? Tu devi scendere in campo, per usare un'espressione, d'accordo? Devi sporcarti le mani, usiamo un'espressione che usa il Papa, così noi per quest'altra è stata un po' strumentalizzata in vari modi, cioè entrarci. E chi lo fa questo qua? Un laico. Il lavoro professionale, cioè il lavoro è una cosa importante, è una cosa importante la santificazione del lavoro e nel lavoro. I cristiani non lavorano soltanto per portare lo stipendio alla fine del mese, ma i cristiani hanno uno stile di lavorare. Io vorrei tanto sapere, da prete vi dico, salvo che tu non intercetti alcuni tipi di cristiani che per i movimenti di cui fanno parte gli hanno insegnato, che quando fai l'esame di coscienza devi pure chiedere: come ho fatto il mio lavoro? Ho fatto bene? Voi sapete che Gesù Cristo sulla terra per una venticinquina d'anni ha lavorato o no, secondo voi? Ha lavorato, faceva il falegname. Domanda: secondo voi un tavolo fatto da Gesù, che era un tavolaccio arrazzonato così, ma potessi avercelo io un tavolo, cioè Gesù ha fatto i tavoli. Voi immaginate che è andato alla bottega di San Giuseppe, gli ha ordinato un tavolo, gliel'ha fatto Gesù Cristo. Cioè, non c'è niente da dire, questo è successo veramente. Le sedie, gli armati. E com'era un tavolo fatto da Gesù Cristo? Sentiamo. Era fatto col truciolataccio, là ci metto 4 pezzi di legno, 4 chiodi, poi poco lavoro e 100 euro. Era un super tavolo, ma non è uno scherzo. Poi un'altra cosa, il laboratorio di San Giuseppe e di Gesù, tutti gli attrezzi per aria, tutti i martelli sparsi per terra, la segatura per terra, i pezzi di legno truciolati che entrai là dentro in campo di battaglia, o era tutto ordinato, e tu entri là dentro e dici: ma questo che è? Non è un'officina o è una chiesa? Tutto messo preciso, ordinato, eccetera. Ti serve la sega, usi la sega, poi ho finito di usare la sega, la metti a posto, mi serve il martello, più i chiodi, metti i chiodi, poi la metto a posto, poi mi serve la pialla, più la pialla, spiallo, faccio tutto. Poi... come lavorava Gesù? Oh, dobbiamo pensare a queste cose qua, perché Gesù non è che ha lavorato così, che devo arrivare a 30 anni e già fa qualcosa. No, no, Gesù ha fatto questo perché lui ha santificato il nostro lavoro, il vostro lavoro, capito? La Madonna, ha fatto la casalinga. La Madonna ha fatto la casalinga, quindi quelli che pensano che la casalinga, è la dignità della donna, io devo lavorare. Insomma, la Madonna si è abbassata a fare la casalinga, quindi fermo restando che chi vuole lavorare lavori, che se no oggi te mandano una fucilata. Comunque, la Madonna ha fatto la casalinga. Vediamo un pochettino. Com'era la casa della Madonna? Vediamo un po'. Era ricca? Era sfarzosa? C'erano, non ne so, gli specchi d'oro come nelle case di mafiosi, insomma, i divani. Era povera, sicuro. Ma com'era la casa della Madonna? Andiamo un po'. Era sporca? Tutto disordinato? Cioè, secondo voi la Madonna la sera si finiva delle cene, ci stava da lavare i piatti, dice: ma vado a lavare i piatti, vado a dormire, lavo domani mattina. Io dico di no. Ma se accettano le scommesse poi quando andremo in paradiso, no. Capite? Gli sprechi si facevano in casa della Madonna. Immaginate se avanzava qualcosa, buttava al secchio.
ma piuttosto se lo mangia appena settimana, siete d'accordo? Cioè, noi, cioè, capite, quando pensiamo a tutte queste cose, pensiamo alla Sacra Famiglia, sì. La Sacra Famiglia ha fatto una vita santissima, ma ha fatto una vita per molti, del tutto uguale alla nostra, capite? Capite? Il sabato San Giuseppe, quando erano bambini, prendeva la Madonna e Gesù pure e li portava lui in sinagoga, come ogni ebreo. E Gesù andava a messa tutte le domeniche, ho capito? Cioè, allora non c'era la messa, c'era la sinagoga, ma state tranquilli che sabato Gesù stava in prima fila, portato dal padre e con la madre. Perché tutti quanti i padri che oggi... Allora, i padri oggi fanno così, nel migliore dei casi delegano le madri, nel migliore dei casi. A volte le madri non accettano la delega e si poi i ragazzini, cioè queste sono le croci dei parroci, spariscono dalla circolazione e sembra che sono orfani. Tu non sai con chi andartela a prendere, capito? Perché te la pigli con questo, ma se mio padre e mia madre non dico che mi accompagnano, ma ci mettono proprio piede, mica che ci venga a fare. Ho dovuto fare un discorso quest'anno all'inizio dell'anno, quindi capite, questa è la santificazione, cioè, del lavoro, della famiglia. Facciamo un esame di coscienza. Se tu lavori, alla fine del mese ti pagano. Tu quei soldi devi essere guadagnati, non puoi stare. Secondo voi un cristiano degno di questo nome, classiche cose da italiani, no? Ufficio postale. Cioè, io sto all'ufficio postale con 30 persone in coda. Io sono tanti anni che non voglio più gli uffici postali, ma quanti peccati che ci ho fatto quando stavo in coda. E mi metto a chiacchierare, marzo vado a pia al caffè e quelli che stanno in coda bestemmiamo dietro. Cioè, ho 30 persone, mi attacco alla sedia e cerco pure di sbrigarmi. Perché? Perché non sto semplicemente, cioè metto pure nei panni di quel poraccio che sta a fare la fila, quindi certo il tempo che ci vuole, ma lavoro con lena, d'accordo? Perché cerco di sollevare, cioè capite? A un cristiano gli piglia sto pensiero, se no che cristiano sei? Lo fa quello l'esame, cioè ammesso che quello, il dipendente delle poste sia anche uno che va a messo tutte le domeniche, cioè se tu quando stai seduto con 30 persone che stanno in fila darsi e vai, hai visto, io ho visto certe scene, cioè, altre volte qualcuno si è imbestialito davanti a me, le bestemmie e gli urli gli ha tirati contro, insomma, cioè non li puoi giustificare, però insomma veramente delle volte, cioè tu si alzano queste cose, cioè se si fa questo, quello è santificare il lavoro? Quello santificarsi nel lavoro, queste cose importanti sono, eh. Sono cose importanti. I mariti che dicono le bugie, i mariti secondo me dicono. Non trovo mai una camicia stirata. Sono bugie, eh. La moglie non sta santificando tanto il lavoro nell'essere moglie, d'accordo? Oppure, attenzione, le mogli che dicono che marito totalmente assente con la scusa del lavoro esce alle 6, torna alle 10 e sparisce la circolazione, quindi azza, oh, dico, manco Berlusconi lavorava così tanto, insomma, che lavorava 24 ore al giorno compresa la domenica, insomma, no? Troppo, insomma, no? Quindi c'è, cioè, la santificazione, non dobbiamo pensare, capite, i santi della cosiddetta porta accanto, cioè dire che la santità passa per le cose ordinarie non è un abbassare il livello della santità, ma è un, cioè, capito? Cioè la nostra vita, la vita di tutti, ma anche la vita di un prete, anche la vita di un vescovo se vogliamo, anche la vita di un cardine, anche la vita del Papa, non passa per gesti eclatanti, passa per la eroica, continua e costante perfezione e fedeltà che tu cerchi di vivere nelle cose più comuni, più ordinarie, capito? Come trattiamo il prossimo, la nostra vita relazionale. Noi il prossimo possiamo mica trattarlo a pesci in faccia, o a insulti o a sgarbi. il mondo della cultura dove stanno? Io ho conosciuto alcuni personaggi cattolici del mondo dello spettacolo, dico, possiamo noi cattolici farci scappare il mondo dello spettacolo, cioè la televisione, il cinema, il teatro? C'è qualche rara... Il problema è che voi sapete che per fare una cosa, sapete che, scusate se faccio un nome, Mel Gibson, quando fece La Passione di Mel Gibson, lo sapete chi l'ha cacciato i soldi per produrre? Sapete quanto costa produrre un film?
cioè si parla di miliardi, non si tratta, perché li paga tutti. Sapete chi si è messo le mani in tasca per produrre il film? Mel Gibson. Ha cacciato i soldi lui, rischiando. Voi sapete che quando uscì La Passione non si trovava una casa distributrice cinematografica, è uscita poi miracolosamente la Eagle, cioè quella che ha girato tutto il film era finito. Voi sapete che poi il film deve essere portato nelle sale cinematografiche, si chiama distribuzione. C'è qualcuno che te lo porta, se non lo porti, tutti i soldi che hai speso, ciao ciao, sono finiti. Bello o brutto che sia il film, critici o non critici, era un film sulla passione di Nostro Signore, a mio avviso molto bello, ma c'è chi non ha gradito, insomma, l'eccesso di violenza, tutte queste cose qui, quello che volete, però loro ci hanno messo i soldi suoi, rischiando, capito? Quindi quando io incontro i grandi personaggi dello spettacolo cristiano, dico, ragazzi, perché questo è un ambito, cioè se tu fai un bel film, capite? Se tu fai un bel programma, se qualche ci sarà qualche piccone tra i cristiani, ma secondo me sì, fa una bella televisione non generalista, come Dio comanda, prova. Più belle, insomma, più di alto livello di quelle che già stanno in giro. Questo è un ambito di santificazione dei chi? Dei laici. Perché se il Signore dava dei soldi, tu ci devi pensare, come dice, certo, si possono dare ai poveri, si possono dare a chiesa, si possono dare tante cose, ma si possono anche investire in quelle che si chiamano opere apostoliche, anche grosse, anche rischiando. E chi lo fa questo qua? Allora, capito perché vi dico, cioè, il compito principale di un laico non è stare dentro la sagrestia, anche se benedetto sia chi fa anche questo. L'ultima cosa che vediamo oggi, quindi purché sia chiaro, ricordate la prossima volta di approfondire un pochino il discorso della famiglia, però, quindi del matrimonio, è la collaborazione e la partecipazione in collaborazione con la gerarchia alla vita e alla missione della Chiesa. Vedremo che qui si applicano chiaramente la partecipazione, però lo vedremo anche a queste attività della Chiesa, deve essere fatta da un laico con le proprie competenze da laico, capite? Cioè, se io devo fare un lavoro in chiesa, io devo avere l'umiltà che ascolto quello che mi dice un architetto e un ingegnere, e ascolto. Certo, l'architetto e l'ingegnere devono avere l'umiltà di ascoltare a grandi linee, da me che sono un prete, diciamo, i criteri con cui un lavoro in chiesa va impostato e realizzato, capite? Però io al tempo stesso devo anche, come dire, ascoltare, essere aperto all'apporto specifico, professionale, anche ai consigli che mi danno loro. Lo vedremo in questo senso anche gli strumenti di partecipazione a livello anche parrocchiale, alla vita della parrocchia. Vediamo tutto la prossima volta, perché il tempo a disposizione è scaduto. Ci prendiamo qualche minuto velocissimo se c'è qualche domanda, e altrimenti ci aggiorniamo alla prossima puntata.